abbiamo segnalato che l'edificio Il Crescent che attualmente si vede è solamente la metà circa di quello che dovrà essere. Questo per noi è gravissimo e questo per noi la cittadinanza di Salerno deve conoscerlo e saperlo. Questa è una responsabilità della sovrintendenza, la quale con dei comportamenti omissivi nel passato, non l'attuale sovrintendente, chiariamoci, ha consentito la realizzazione di un ecomostro che o verrà sarà oggetto di sentenza negativa e quindi di abbattimento, in quel caso non si sa chi dovrà pagare l'abbattimento e il danno per i cittadini di Salerno sarà enorme, o anche se dovesse vincere il Comune di Salerno sarà comunque uno sfregio ambientale su una zona che era bellissima, quella del lungomare di Salerno. Consigliere Celano, quali sono le anomalie che voi state denunciate questa mattina sul Crescent? Ma le anomalie sono che la sovrintendenza sta procedendo in modo clamorosamente incerto, per dire poco, insomma. Noi sappiamo che questa opera inizia con un silenzio assenso, quindi con omissioni, e sta continuando tra le incertezze degli organismi che avrebbero invece l'obbligo di controllare preventivamente le varie opere pubbliche della città. E il sovrintendente, in risposta ad una nota, una mia nota, in cui gli chiedevo se ci fossero effettivamente i pareri per lo spostamento del fiume Fusandola e il parere invece sulla variante urbanistica subcomparto 1, quella che prevedeva 3.200 metri quadri dei negozi a mare, ebbene è stato capace di rispondere che ad oggi la sovrintendenza non sa, non conosce, perché con queste diciture non ha mai rilasciato pareri e ha proceduto a convocare l'ente controllato, cioè l'ente che avrebbe dovuto subire il controllo, per verificare se mai avesse la sovrintendenza stessa dato un parere su un progetto più ampio. Quindi è clamoroso che un ente che effettua il controllo preventivo ad oggi non sa, per un'opera così invasiva della città, se ha mai rilasciato il parere sullo spostamento del Fusandola e sulla variante progettuale del subcomparto 1. Ancora sulle autorizzazioni paesaggistiche, la 20 del 2008, l'ingegnere Miccio aveva detto che era scaduta nel febbraio 2013, ma che era stata poi prorogata dal decreto del fare, sulla quale noi avevamo sollevato che era impossibile che il decreto del fare in vigore a giugno avrebbe potuto sostanzialmente prorogare un permesso, un'autorizzazione già scaduta nel febbraio del 2013. Ebbene, l'ingegnere Miccio dice sostanzialmente che quella parte del decreto del fare in ogni caso non è mai stata convertita in legge, ma che oggi stanno cercando forse qualche pezza di appoggio insieme al comune, quindi insieme all'ente controllato, per capire se sostanzialmente si può procrastinare il termine per l'autorizzazione paesaggistica rilasciata e a detta dello stesso ingegnere Miccio in una nota precedente già scaduta a febbraio 2013. Mi sembra un atteggiamento clamoroso e devo sottolineare che purtroppo la sovrintendenza è responsabile in questa città, la sovrintendenza in genere, con le sue omissioni, con i suoi silenzi, con le sue incertezze, con i pareri e non pareri, dello scempio edilizio della zona più bella di Salerno, ed è responsabile a prescindere da quello che deciderà il Consiglio di Stato, sia se resterà un mostro di cemento sul mare, sia se verrà deciso l'abbattimento del manufatto attualmente presente, che poi non si saprà quando, chi e con quali soldi dovrà essere abbattuto. L'autorità portuale, perché alcune opere porta ovest, è fatto con soldi dell'autorità portuale, le cose vanno meglio. E questo va sottolineato perché se no sembra. Ovviamente, però per il resto, se c'erano domande, se c'erano incertezze, anche perché vi ho.